Imre Lakatos era un uomo benedetto e uno straordinario insegnante. Sono convinto che la sua naturalizzazione in Inghilterra sarebbe stata un notevole arricchimento delle nostre risorse spirituali e intellettuali. Posso dire che politicamente era, a mio parere, assolutamente affidabile. Aveva rotto col suo passato comunista prima di lasciare l'Ungheria nel 1956. Inoltre aveva contribuito in maniera davvero significativa alla vita intellettuale di questo paese. Ma contrariamente a quanto affermano le persone, io non credo ci fosse qualcosa di diabolico in Imre. La sua moglie ideale era quella donna che gli portava il caffè nello studio, senza distrarlo troppo, per poi lasciare la stanza in un religioso silenzio. Mi sentii devastato e furioso quando seppi che Imre era morto. Ancora oggi mi manca quell'individuo eccessivo, sensibile, implacabile, autoironico e così terribilmente umano. Ore 11. Sono in riserva di Camelite. Sigarette rimaste 1:30. Oggi è Natale. Prevista intervista telefonica col professore. Ore 17. La sua segretaria Margaret Mueller ha confermato l'appuntamento. Io non ho mai visto un 25 dicembre più caldo di questo in California. 35 gradi all'ombra. I suoi colleghi non le hanno detto niente. No, che cosa? Avrebbero dovuto avvisarla. Guardi, la sua segretaria mi ha confermato l'appuntamento. La mia segretaria è una cospiratrice. L'avevo detto chiaramente di mandare a quel paese le riviste femminili. Ah, ma io non lavoro per una rivista femminile. Come le dicevo, lavoro per la casa editrice New Left Book. Ah, la stampa maschile assume le ragazzine adesso. Anagraficamente mi avvicino più alla categoria delle ragazzone. Ah, è lo stesso, si comincia con l'assumere le ragazzine e si finisce con i negri, i Viet Cong e gli omosessuali. Gli ebrei! La ragazzona fa la spiritosa. Ma è il più grande filosofo della scienza che dice cose così ispirate? Il più grande filosofo della scienza matematica e della fisica, non certo della scienza per la pace, grazie al cielo. Ho capito. L'ammiro. Professore, se posso permettermi, lei è molto stimato tra i suoi colleghi, ma ancora di più amato dalle ragazzine che spesso recluta tra le sue studentesse. Ma chi è lei per venirmi a fare la morale, razza di rompiscatole insolente, vecchia mosciacazzi? Se posso permettermi, ecco, lei non può permetterselo. No, dicevo, suppongo che le ragazzine sortiscano su di lei quegli effetti che le donne della mia età non le producono più. La sua scaltrezza è commovente. Io suppongo sia sempre stato così. Lei continua ad accumulare intuizioni geniali. Intendo sin dalla giovinezza. Sì, ho sempre esercitato un certo fascino sulle ragazzine, allora? E allora perché ha lasciato morire nell'agosto del 44 una ragazzina ebrea invece di proteggerla dai nazisti? Magari poteva portarsela a letto. Ah,
Ma lei è pazza! Le ordino di non attaccare, professore. Lei mi ordina, io la denuncio. Le riformulo la domanda. Che cosa è successo nell'agosto del 44 tra il gruppo di ebrei di cui lei era capo? Provi un po' lei ad immaginare che cosa può essere successo nell'agosto del 44 a un gruppo di ebrei inseguito dai nazisti. Non faccia l'ingenuo, professore. Questa intervista è stata di una lunghezza senza precedenti. Lei non merita tale generosità da parte mia. No, non attacchi, professore. Porco Giuda! Irrazionale dei modi. Un tizio ha predetto che San Francisco sarà rasa al suolo da un terremoto di forza 10. Davvero? Naturalmente io gli credo. A oggi, 3 febbraio, dormo ancora con le scarpe addosso e una valigia sempre pronta davanti alla porta di casa. Appena rientrata a casa. In redazione non si parla che del Watergate. L'Akatosh è stato a Berkeley per un ciclo di conferenze, sbobinare interviste di colleghi e studenti. È passato circa un mese dall'ultimo contatto telefonico. Tentativi realizzati 105. Ah, dimenticavo. Oggi è lunedì 19 marzo. Non gli chiedo di prendersi a calci da solo. Sente, è la prima volta che mi scuso in vita mia. Che cosa vuole? Intervistarla. Beh, lei dovrebbe documentarsi un po' meglio prima di chiedere interviste a Imre Lakatos. Chissà che col tempo lo scopra che la conosco molto di più di quanto lei non immagini. Oh, si crede capace di misurarsi con me, veda. C'è un esercizio che mi fa particolarmente godere, fare a pezzi le femmine presuntuose e rompiscatole del suo tipo. Per questo non vuole che attacchi. Purtroppo non ho scelta, preferisco le scimmiette come lei alla media degli asini che mi fa pervenire il mercato. Il mio divertimento invece consiste nel fare a pezzi gli uomini arroganti e presuntuosi come lei. Quello che dice è così tipico del suo tempo. Non è che avrò a che fare con una della nuova sinistra radicale, sputa slogan. Beh, anche lei, professore, con la sua rabbia, con il suo cinismo, è tipico del nostro tempo, no? Lei crede di essere anacronistico, ma non è affatto così. Anzi, devo dire, non è neppure originale, perché ogni generazione ha avuto il suo mostro sacro, la cui gloria risiede nel terrore che infligge alle anime semplici. E devo ricordarle quanto sia fugace questa gloria. La sua violenza e i suoi insulti servono a ricordare al mondo che lei esiste, ma quando le sue urla taceranno, nessuno si ricorderà più di lei. Ma che delizioso saggio di eloquenza! Un miscuglio di sparate ciceroniane sfumate con qualche piccolo tocco di logica hegeliana, qua e là, un capolavoro! Beh, sono pur sempre una giornalista. Ma sì, stiamo arricchendo il pensiero occidentale della più brillante dialettica! Ah, dialettica, parola che si usa quando scarseggiano quelle di riserva. Concordo. Ho sempre sostenuto che la dialettica è il jolly dei salotti. Professore, perché non cominciamo con un po' di filosofia? Se ci tiene, comunque le do 8 minuti. Ecco.
Lei è stimato come uno dei più influenti filosofi della scienza del mondo anglosassone. Sì. Nel 1957 lei lascia l'Ungheria e si trasferisce in Inghilterra. Sì. Assicurandosi però una borsa di studio Rockefeller con cui scrive la sua seconda tesi di dottorato. Ah. È una commedia filosofica ambientata in un liceo ungherese. Un professore espone alla classe un famoso teorema matematico, il teorema di Eulero. Di Eulero, sì. Ma gli studenti iniziano a sollevare forti dubbi su quello che il professore dovrebbe dimostrare. La domanda è: perché una commedia? Il metodo tradizionale di insegnare la matematica fa vomitare. La nostra conoscenza non procede accumulando verità immutabili ed eterne, ma si sviluppa piuttosto attraverso attività più teatrali, ecco, più emozionanti, più creative. E infatti è quello che ha dimostrato nel suo libro Dimostrazioni e Confutazioni, estendendo poi alla matematica il metodo inventato, sì, dal suo collega Karl Popper. Al Poppuni. Come scusi? Al Poppuni, signorina. Purtroppo nessuno ha il coraggio di dire forte e chiaro che il signor Popper, al Poppuni, usa la retorica in parte per nascondere la debolezza dei suoi argomenti e in parte per ragioni morali, per dare l'impressione di avere degli argomenti mentre in realtà non ne ha nessuno, è una costante di tutto il suo lavoro. Al Poppuni. Ho capito. L'ammiro. Professore, parliamo di politica. Oh. Lei, fino al 1957, è stato militante del Partito Comunista. In base alla sua esperienza personale, che cos'è il marxismo? No, la prego, ho passato l'intera estate del 56 tormentando amici e colleghi con questa domanda, non hanno fatto altro che rispondermi e dirmi obiettività marxista, no. Devo dedurre che non vuole rispondere alla domanda? La sua scaltrezza è commovente. Ah, allora le riformulo la domanda in altro modo. Mi racconti della sua attività politica che da giovane ha svolto in Ungheria fino al 1957? E vuole che le faccia la domanda in altro modo? Ma mi prende per cretino, che gioco giochiamo? Vuole che le faccia la domanda in altro modo? Volevo soltanto... Ma si impicci negli affari suoi! Essere giornalista significa impicciarsi degli affari altrui. Cambi mestiere. Mi piace questo mestiere. Peccato! Stavo cominciando a stimarla, sa? E... Le restano... Facciamo 5 minuti. Professore, l'8 agosto del 44 il giornale locale di Nagy Bharad pubblica un articolo in cui si racconta che un ragazzo aveva trovato il cadavere di una donna sicuramente ebrea morta nella foresta di Debrecen per attacco cardiaco nel tentativo di attraversare il confine. Lei conosceva quella donna? Per fortuna ho conosciuto molte donne nella mia vita. In quegli anni era ancora militante del Partito Comunista e non faceva che raccontare storie esemplari. Citava in modo speciale un romanzo che poi farà leggere a tutti i suoi compagni di partito, Cioccolata, del russo Rodionov. Rodionov, sì. Ho sempre trovato la letteratura una grande fonte di ispirazione. E perché ha amato tanto questo romanzo? Io ho capito la necessità di distinguere ciò che è scienza da ciò che è superstizione, ideologia, stregoneria. La scienza consiste in esperimenti che provino nei fatti tutte le teorie, anche quelle che in apparenza possono sembrare le più immorali. Ah, e se uno scienziato commette un errore? Bruciare all'inferno per l'eternità. La Chiesa Cattolica nel 600... sospende le opere di Copernico e aveva già messo a rogo Giordano Bruno perché le loro teorie erano immorali, ma non tutti sanno che la ragione usata dall'Inquisizione per mettere sotto accusa Copernico fu che era pseudoscientifico. La condanna proibiva sì la circolazione delle sue opere, ma solo fino a quando non fossero state provate nei fatti. Paradossi, contraddizioni. Professore, facciamo un passo indietro. Lei ha parlato di moralità, ma possono dei semplici esperimenti scientifici dirci se una teoria ha una sua morale o è immorale? Le faccio un altro esempio ancora più divertente. Ampère, lo scopritore dell'elettromagnetismo, nel 1827 pubblica un libro sottotitolo Esclusivamente provato dall'esperienza.
ci sono tutti gli esperimenti da cui lui ha dedotto la sua teoria sull'elettrodinamica. Ma la cosa davvero interessante è che nella seconda edizione c'è una nota scritta in caratteri molto 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 piccoli in cui Messier Ampère dichiara di non avere avuto ancora il tempo di costruire alcuni apparecchi e che quindi gli apparecchi, gli esperimenti a cui questi apparecchi erano destinati non aveva ancora potuto realizzarli. Un bugiardone, capisce? Sì, quando lo scienziato ha standard di ricerca utopici finisce per mentire. Ma questo è tutto un altro discorso, comunque straordinariamente divertente, non trova? Sì, e professore, qual è stata la più grande menzogna della sua vita? Non si è in malafede, signorina. Io non la sopporto, la malafede. A Nadi Varad, lei è stato a capo di un gruppo di militanti ebrei. La donna trovata morta nella foresta apparteneva a questo gruppo. In realtà era una ragazza perché aveva solo 19 anni. Senza nessuna ragione apparente, il 3 agosto del 44, questa ragazza lascia il gruppo. Ecco, è sicuro di aver fatto tutto il possibile per trattenerla? Lei cosa ne pensa? E dalle mie ricerche risulta che sia stata fatta una riunione per votare su un presunto problema di sistemazione di questa ragazza, il cui nome era Eva Ajak. Ecco, è sicuro che dietro la civiltà di una votazione democratica non sia stata presa invece una decisione immorale? La votazione è lo strumento principe della democrazia, tutto il contrario di un esercizio di immoralità. Ma la votazione può essere anche uno strumento per esercitare una condanna? Una condanna? Beh, una condanna a volte è qualcosa di estremamente piacevole. Ah, e per chi condanna o per il condannato? Ahimè, io ho conosciuto solo una delle due condizioni. Non disperi. Brava! Adoro le minacce! E che mi distrae col suo modo di parlare, le sue digressioni. Mi dispiace, devo lasciarla! No, professore, una vita coppera, copugli, amper, copertico! Oggi, domenica 5 maggio, io, Robin, Mara, Shirley e Janet andiamo a vedere Mohamed Ali. Siamo tutte eccitate, perché è veramente elegante quando stendono ad versare il tappeto. Sembra che gli accarezzi affettuosamente la guancia. Di gola. Ah, le ho facilmente dedotte da quelle di letto. Quando
quando mi invierà la sua grande opera che non vedo l'ora di demolire. Ah, professore, io ogni mattina dalle 6 alle 9 mi siedo nel mio nuovo studio e scrivo. Dopo le 9 faccio colazione e cerco una nuova casa, però, perché quella che ho adesso è troppo rumorosa, puzza e Dulcis in fondo al suo topo di casa. Oh! Sì. Una collega che sta lavorando alla storia del marxismo in Germania mi ha suggerito di chiamare il topo Kautsky. Kautsky, il revisionista tanto criticato da Lenin, deve presentarmi questa sua collega. Certo, ebbene Kautsky mi sveglia tutte le notti. Ieri notte si è seduto ai piedi del mio letto e da lì abbiamo cominciato una vera e propria battaglia strategica. Le trappole, professore, sono inutili. Perché Kautsky è un topo vecchio, astuto e non si lascia prendere. Io ho lasciato le luci accese tutta la notte. Ha funzionato tra qualche giorno, poi ha capito che le luci non sono pericolose ed è tornato alla carica. La soluzione finale passa sempre per il veleno. Ah sì, perché non un po' di cianuro? Oh, vedo che anche lei è piuttosto esperta, ya? Lo sono diventata mio malgrado. Sì, perché durante le mie ricerche sull'estate del 44 ho scoperto che uno del vostro gruppo aveva uno zio farmacista in contatto con un chimico di Debrecen. Ma lei è proprio ossessionata dall'estate del 44. Vede, professore, io non credo a quello che il referto medico ha scritto sul decesso di Eva, cioè all'ipotesi del malore mentre attraversava la foresta. No, io credo che Eva abbia ingerito cianuro. E tramite questo vostro contatto la boccetta di cianuro sarebbe potuta arrivare velocemente nelle mani della ragazza. Lei crede. Ma io all'epoca già insegnavo all'università, non saremmo dovuti ricorrere a uno zio per procurarci una boccetta di cianuro. Magari non voleva rovinare l'incipit di quella che sarebbe diventata una brillante carriera. Ma perché invece di giocare a fare l'investigatrice non usa una briciola di buonsenso? Eva, come tutti noi, del resto era piuttosto malnutrita, non si può certo dire che allora i nostri pasti fossero luculliani. Quando si avventurò per la foresta, Eva era già molto debole e si avviò ad un'impresa al di sopra delle sue possibilità. Signorina, la verità spesso è molto semplice. La smetta di fantasticare sulla morte di questa ragazzina e si concentri piuttosto su di me. Ma come le dicevo, conduco una vita così interessante che purtroppo interferisce con il progresso del mio lavoro sul più grande filosofo della scienza. E oggi, per esempio, vado a vedere 3 case con la mia amica Mara. Anzi, devo dire che sono già in ritardo. I nostri migliori auguri, professore, cioè quelli miei e quelli di Kautsky. Signorina, se non mi spedirà al più presto la bozza del suo lavoro, io non potrò prendere neanche in considerazione l'eventualità di farlo a pezzi. Perciò ordinerò al topo Kautsky di torturarla finché non avrà accettato le mie condizioni. Kautsky è ancora in circolazione. È dalle 3 di notte che mi sono messa a cercarlo. Ora sono le 4. Ieri notte ho sognato di rincorrerlo per tutta la foresta di Debrecen. Non è facile restare salvamenti in circostanze simili. Ora mi metto alla lavoro. E domani mattina mi faccio ricoverare immediatamente in manicomio. Thank you.
topi. Sì, l'uomo dei topi è arrivato con una grossa Cadillac. Ha annusato l'aria e l'esperto ha detto: oh sì, si tratta di un topo morto quasi certamente. Aggiungendo di essere pronto a spallare i muri e cercare la bestia per la modica cifra di $200. Però... altrimenti avrei dovuto aspettare dalle 2 alle 3 settimane che il fetore se ne andasse. Cioè, quanto ci mette un topo revisionista a decomporsi? Può considerarsi fortunata. Il fetore umano, essendo propagato dai libri, può durare dei secoli. Ah, lei è un esperto in quanto a cadaveri. Beh, no. Non avrà per caso accompagnato Eva nella foresta? La discepola voleva dire addio al maestro. Mi dica la verità. Lei sta cercando materiali per il suo prossimo romanzo Intrigo d'amore a Nagivara. Ah, io sono convinta che qualche intrigo lì ci sia stato. All'epoca elargivo la mia energia sessuale con la donna che dopo la guerra sarebbe stata la mia prima moglie, la Isha, che era una ragazzina. Ma lei aveva 22 anni e la sua futura moglie 21, Eva Ejat 19. Non eravate in fondo tutti dei ragazzini? Non mi riferisco all'età anagrafica. Eva Ejat era figlia di una famiglia proletaria, erano dei contadini, ultima di 8 figli, educata solo dalla religione ortodossa, senza una vera e propria istruzione. Ah, lei ha un meraviglioso senso della realtà. Io con questa storia del topo mi sono completamente persa. Perché lei si ostina a cercare dei complotti in una storia che davvero non ne ha. Una povera ragazza ebrea è morta mentre attraversava i boschi cercando di raggiungere sua sorella Budapest. Ah, non mi aveva detto che Eva volesse raggiungere sua sorella Budapest. Mi stupisco di come possa essersi lasciata sfuggire un simile indizio. Perché in questi giorni mi sono divertita a giocare al gatto col topo. No. Beh, comunque, al confine dove ci trovavamo per raggiungere Budapest era piuttosto comune usare la via dei boschi per non farsi rintracciare. Sì, ma perché Eva non poteva continuare a nascondersi nel suo gruppo? In fondo erano passati solo 4 mesi dal suo arrivo. Ma quella ragazzina, perché non è nient'altro che una ragazzina, una che invece di limitarsi a difendersi e fuggire dai nazisti gioca così a fare l'eroina, quella ragazzina era pericolosa. Quando arrivò, noi la sistemammo nella casa di Rudolf Wetterne, che doveva limitarsi a recitare la parte della sua fidanzata. I genitori di Rudolf facevano parte di un movimento a favore dei nazisti. Fuori della loro casa sventolava una grande bandiera con una svastica. Era il posto più sicuro del paese. Che cosa fa quella stupida? Si mette a correre verso un gruppo di ebrei che marciava incontro al ghetto, guidati dai gendarmi. Ora quella stupida si mette a inveire, a istigare proprio i gendarmi. Rudolf si terrorizzò, non volle più tenerla in casa. È da questo episodio che nascono, diciamo così, i suoi problemi abitativi e per questo decise di raggiungere sua sorella a Budapest. Soddisfatta ora? Ho capito. La ammiro. Professore, mi racconti qualcos'altro del suo passato ungherese, perché è la parte più lacunosa della mia monografia. Ma sì? Cos'altro vuole sapere? Per esempio, dopo la liberazione, il partito l'ha sistemata all'Università di Budapest e dal 47 al Ministero della Cultura e dell'Educazione. Sì, allora era ancora un rappresentante della Chiesa bolscevica. Sì, e allora non capisco perché abbia avuto la necessità di cambiare nome. Cioè, la guerra ormai era finita. Lei rientra in possesso di alcune sue camicie marcate IL, Imre Lipschitz, e decide di trasformarsi in quello che ha tutt'oggi il suo nome, Imre Lakatos. Lakatos, sì, era un cognome molto diffuso tra la classe operaia ungherese. Sì, ma non ne capisco la necessità. Non vedo come un'intelligentona della nuova sinistra come lei possa capire. Ah. Fu il mio ultimo atto d'amore verso il partito. Ah. A meno che non avesse fatto qualcosa da farsi perdonare. Professore, nel 1948 lei ottiene un incarico a Mosca dove, a causa del suo carattere irriverente e della sua libertà di pensiero, si fa dei nemici.
ritorna a Budapest e non gli viene rinnovata la tessera del partito e nel 1950 lei viene arrestato e portato nei campi di internamento stalinisti. Beh, ecco, io non mi spiego cosa abbia potuto fare per meritarsi l'internamento. Forse ho sprecato la mia potenza sessuale con la donna sbagliata. Giusto. Ma che stupida. Lei si era innamorato della Ishak. Ricominciamo col romanzo rosa. Lei ha parlato della sua futura moglie, Eva Repez. Allora ammettiamo che si fosse innamorato della Ishak. Ammettiamo che abbiate iniziato una relazione. Beh, la situazione le è sfuggita di mano perché due donne nello stesso gruppo e per di più amanti del capo. Forse è per questo che Eva decise di andarsene. C'è urgente bisogno della sua presenza in persona qui a Scotland Yard. La scientifica ha appena ritrovato il cadavere di una donna nel Tamigi e senza il suo apporto creativo sicuramente non riuscirà a risolvere il caso. Posso considerarlo un invito? Nonostante la sua fervida immaginazione, posso dire che io e lei andiamo d'accordo. Perché lei dice sempre quello che pensa. Il che è una rarità tra i cosiddetti intellettuali della nuova sinistra. Nessuno è perfetto. Allora, in attesa del mio arrivo, le spedisco il mio manoscritto per il suo divertimento. Calorosi saluti! Saluti! Rispondo alla società per la protezione della foresta di Sherwood. Scusateci, tutti gli impiegati sono fuori al momento. È stato trovato un nuovo esemplare di puzzola inglese che deve essere assolutamente catalogato. Se volete lasciare un messaggio, fatelo dopo il segnale acustico. Grazie. Risponde il dottor Frankenstein! Non posso rispondere personalmente al telefono perché sono impegnato in un esperimento! Estremamente interessante! Per favore, lasciate solo comunicazioni di natura scientifica! Alla fine di questo messaggio! Grazie! Professore, non c'è nessuna speranza di salvarla! Non c'è niente che la scienza possa fare per aiutarla! Ma se ne muore, professore, gli c'è dato il testamento e sarebbe rovinati! Calma, amica, calma! La scienza non può salvare, ma può fare dimostrazioni e confutazioni, confutazioni e dimostrazioni, dimostrazioni e confutazioni e farti andare avanti così per tutta la vita! Londra, ore 18, 2 febbraio 1974. Attenzione, non gli permetto di uscire di casa. Sono mesi che la rincorro al telefono per parlarle. Le sono piaciuti i miei numeri? Lei avrebbe dovuto fare l'attore, non il filosofo. La prima volta che cambia nome durante la guerra sceglie quello del commediografo Molnar. Se le mie ricerche sono esatte. Sono sbalordito dalla sua accuratezza. Posso? Prego. Professore, io ho una teoria sulla sua salute. Ah, sì? Sì, lei non è affatto malata.
Solo che non sa come demolire il manoscritto che le ho spedito. Per convincerla del contrario potrei organizzare una manifestazione con lo slogan "Malati di tutto il mondo, unitevi!" No, purtroppo passerò la prossima settimana in ospedale. Temono che ci sia un errore nella diagnosi. Hanno il sospetto che sia proprio il collare a bloccarmi la schiena. No. Se non mi crede, potrei costringerla a ballare con me. Non le credo. La ammiro. Una documentazione più variegata per il suo nuovo giallo. Sono anni che mi dedico a lei. Io ho ricostruito l'intera storia della sua famiglia. Jacob Lipschitz, ebreo osservante, commerciante di vini pregiati, poliglotta, molto colto, sposato con una giovane estetista, insieme daranno alla luce un figlio maschio. Le lascio indovinare chi? Questi dettagli genealogici sono di un interesse da mozzare il fiato. Allora non immagino cosa dirà del seguito. Perché non è ancora finito. No, ho intenzione di ricostruire la sua vita fino ai 22 anni. Entusiasmante! Lei è un bambino prodigio. A Debrecen frequenta un istituto scientifico dei risultati eccellenti. Con un suo amico d'infanzia, Gabor. Oh, se mi racconti della mia infanzia, le lacrime agli occhi. Ah, lei e Gabor ogni estate frequentate un campo estivo gestito da due sorelle tedesche che vi portano a giocare nella grande foresta. Ah, ci portavano anche nella piscina comunale a fare il bagnetto. Ma scommetto che la sua immaginazione ha tratto più ispirazione dalla grande foresta che non dalla piscina comunale. Devo continuare o vuole che le lasci la parola? No. Avrebbe dovuto recuperare la memoria ora. Ma prego, continui pure. Lei è una narratrice senza pari. Grazie. A questo punto però sono costretta a introdurre un nuovo personaggio. No, anzi, un numero. Il numero 5. Ah, il numero 5. Beh, è tra i miei numeri preferiti. Lei ha amato 5 donne nella sua vita e tutte con lo stesso nome. Povera figliola, tutte queste ricerche, lei mi ispira tanta pietà. Sì, allora, visto che nutre dei sentimenti così puri nei confronti del nostro sesso, mi dica chi sono le 5 fortunate. Non me lo dica lei, per niente al mondo rinuncerei a un divertimento del genere. Eva Rebez, numero 1. Eva Kardosh, numero 2. Eva Luther, numero 3. Eva Pak, numero 4. Ha imparato molto bene la lezione. Sì, ma ne manca uno, vede il professore? Mi aiuti, altrimenti devo ricominciare da capo. Non ha fatto che parlare di lei in tutti questi mesi. Mi risparmi di ricominciare, mi dica il nome mancante. Non ne ho idea. Ah, lei dimentica le sue donne? Inconvenienti di chi ama molto. Un po' di silenzio, per favore. Eva Rebez, numero 1. Eva Kardosh. Mi prende per il culo o cosa? Numero 2. Eva Luther, numero 3. 3925, 2014, 327, 18. Mi è confuso. Sono costretta a ricominciare. Un po' di cioccolata. No, grazie. Eva Rebez, numero 1.
Eva Kardosh numero 2. Sì, più creativa, di recita nello stesso ordine di prima. Ah, lo vede che la sua memoria non si inganna? Eva Luther numero 3, Eva Pap numero 4. Sia gentile, la piano. Pronuncia il nome mancante, professore. Perché non lo dice lei? No, lo voglio sentire dalle sue labbra. Ma se le dico che l'ho dimenticato? No, avrebbe potuto dimenticare tutti gli altri nomi, ma non quelli. E che cosa ha di così straordinario? Lei lo sa bene. No, no, io sono un genio che si ignora. La pianti, professore, mi dica il nome mancante. Va bene, va bene, va bene. Non mi viene, mi dispiace. Allora, visto che si rifiuta di collaborare, io sarò costretta a ricominciare. Dove ero rimasta? Eva Revez numero 1. Ancora una parola e la uccido. Mi uccide. Preferirebbe una scopata, non è vero? No, non riuscirai a vedere l'argomento. Parliamo dunque di uccidere. Mai trattato questo argomento nei miei iscritti. Ha una sua logica. Ah, lei diventa orripilante con questi indovinelli. Dica questo nome, facciamola finita. Ma io non ho alcuna fretta di farla finita. Io non ho niente da dire al riguardo. Ah sì, e perché mi minacciava allora? L'ho detto così, come avrei potuto dire abbasso il comunismo. Solo che ha preferito minacciarmi di morte. Non credevo all'efficacia della tortura verbale, ma da svariati minuti sto cominciando a crederci. Grazie, ma finché non avrà pronunciato il nome mancante io non la lascerò. Non si vergogna di prendersela tanto con un filosofo incidentato, fuori uso, malato. Ma io non so cosa sia la vergogna, professore. Ma no, è un'altra virtù che la sua educazione avrebbe dovuto inculcare. Ma neanche lei sa cosa sia la vergogna, professore. Io non ho motivo di vergognarmi. Ah sì, le dimostrerò il contrario. Si sieda! Nel 1925... Scusi, visto che sarò dispensato dal parlarle per un qualche tempo, le chiedo il permesso di mangiare un po' di cioccolato. Non poteva scegliere cibo più esemplare. Nel 1925 in Ungheria nasce una bambina di nome Eva Lisa. Oh, ecco finalmente il nome mancante. Durante la guerra, Eva e sua sorella Maria finiscono nelle liste nere della polizia segreta di Stato. Le sorelle si nascondono per sfuggire alle persecuzioni, fino a quando, nell'aprile del 44, Eva viene accolta alla Givarad del suo gruppo. Lei e Eva siete inseparabili, potremmo dire che è stata la sua allieva prediletta. Il fascino del capo è una storia vecchia come il mondo. Ah, ma a un tale grado di intimità si può parlare ancora di capo? Compagno, se preferisci. Compagno di letto, allora. Ma si scandalizza, succede nelle migliori famiglie, mi dimostri il contrario. Credo che tutti a lei raccontare il segreto. No, non ci penso neppure. Vuole che davvero continui io? Ma non vedo come potrei sottrarmi. Il suo amico e collega, il professore Imre Toth, sì, è stato così gentile da regalarmi una copia del diario che Maria Ishak ha scritto in memoria di sua sorella. Quindi il racconto d'ora in poi non sarà altro che una pallida e mediocre parafrasi del diario di Maria Ishak. Adoro le parafrasi pallide e mediocre. Continua, continua, continua. Nel diario si racconta che il leader del gruppo è lei. Lei e la Revez formate agli occhi della Ishak la perfetta coppia marxista. Tuttavia suppongo che sia lei, professore, l'origine del progetto criminale che seguirà. L'idea non era affatto criminale. Ah no? No. No. Senza nessuna ragione voi decidete che la Ishak rappresenta un pericolo per la sicurezza del gruppo, perché fragile emotivamente e fisicamente riconducibile alla razza ebraica. Convocate una riunione in cui mettete ai voti il suo suicidio. La decisione e il metodo dell'esecuzione sarà preso con obiettività marxista. Scegliete il cianuro. Eva era assolutamente consenziente. Lei aveva 22 anni, Eva Ishak 19. La ragazza le era devota a tal punto che avrebbe potuto farle credere qualsiasi cosa. A 22 anni già l'anima da di titano, ecco. Allora, diciamo piuttosto che Eva l'amava. Anch'io l'amavo. Ah, certo, finché morte non mi separi. Ma vuole forse saperlo meglio di me? Nessuno conosce un individuo meglio del suo assassino. Bene, siamo passati alle confessioni. No, non sono confessioni, visto che lei già sapeva tutto. Sì, ma si figuri che io avevo ancora qualche dubbio, perché è difficile accettare l'idea che il più grande filosofo della scienza sia un assassino. Lei ignora
che proprio gli assassini hanno più speranze di ricevere il premio Nobel. Ma non è possibile parlare seriamente con lei, professore. Lei non vede niente. Lei ha frugato nei miei archivi, si è stupita di incappare in un omicidio. Sarebbe stato stupefacente il contrario. Se lei si fosse data la pena di mettere il naso in altri archivi di ebrei sopravvissuti all'olocausto con altrettanta meticolosità, avrebbe trovato una sfilza di omicidi. Altrimenti non sarebbero neanche potuti sopravvivere. Comunque grazie per aver cancellato ogni mia esitazione. Lei è entrato! Scimmietta presuntuosa, in trappola! Io non ho niente da temere dalla giustizia, sono stato già punito per questo. Sì, è vero, lei ha già scontato 3 anni di reclusione nei campi di internamento, ma all'epoca era un anonimo studentello. Ora la sua posizione è cambiata. Non teme per la sua reputazione. Ne uscirà fuori ancora più gloriosa, io già vedo la pubblicità della sua monografia. Imre Lakatos, filosofo della scienza assassino. Il libro venderà come non mai, il mio editore avrà un orgasmo esattamente come il suo. No, 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 no. Mi creda, raccontare questa storia sarà un'ottima cosa per tutti. Anche per Eva. Soprattutto per Eva. Finalmente potrà raggiungere quella gloria che la sua misera condizione di analfabeta non le avrebbe mai concesso. Un po' di cioccolata. 30 anni fa, a seguito di una richiesta sopraggiuntale da un suo compagno, lei ha accettato di proteggere Eva. Perché? Sono stato solo più furbo degli altri. Una scelta così coraggiosa faceva tanto gioventù, gentile, marxista, titanico. Inoltre permetteva di incrementare il numero dei proseliti del gruppo. Sì, ma nella prima lettera che Eva scrive a sua sorella Maria, la ragazza dice di avere l'impressione che il capo non fosse molto felice del suo arrivo. Perché? All'epoca si preferiva tenere i gruppi il più chiuso possibile. C'era sempre la possibilità che si infiltrassero delle spie, sa com'è? Ma non è possibile che Eva non era neanche arrivata che già non si sentisse gradita. Ma non vada a cercare sempre dei significati reconditi, la nostra era banale paura. Inoltre, nella lettera che lei cita, Eva dice che non ha mai visto posto perfetto per lei come quello e di non aver incontrato mai una persona tanto intelligente. Io sono certo che quando Eva arrivò sentì che lì si sarebbe compiuto il suo destino. Infatti. Di tutti gli anni che ha trascorso in Ungheria, quei 4 mesi sono il periodo che preferisco. Ebrei inseguiti dai nazisti, morti ammazzati ovunque, grandi amori incompiuti, lei è proprio una donna. Sì, mi piacciono le storie d'amore, vero? Mi capita spesso di pensare che all'infuori dell'amore non c'è nulla di interessante. Lei è una sporca impicciona. Impicciona, sì, ma sono stata la sola a fiutare la verità. Le rifaccio la prima domanda: perché ha amato tutte donne con lo stesso nome? Ma razza di rompiscatole insolente, perché un uomo non avrebbe il diritto di innamorarsi di un nome? Dopo la morte di Eva, lei sposa la sua compagna Eva Reyes. Poi vi separate, non molto tempo dopo. Poi tormenta altre 2 donne, Eva Kardos, Eva Luther, senza successo. E poi convola in seconde nozze con Eva Papp. Ma lei è ossessionato da questo nome, io lo trovo assurdo. Mia cara fanciulla, sappia che non c'è niente di assurdo nelle decisioni di un razionalista come Imre Lakatos. E quindi a maggior ragione io trovo assurda questa casualità nell'intrattenere rapporti con donne tutte con lo stesso nome. E chi è lei per decretare l'assurdità delle mie decisioni? No, io non decreto niente, io mi interrogo. Non è la sola. Anche io mi interrogo. E non trovo risposte. Mi creda, ho sempre avuto l'imbarazzo della scelta in quanto a donne. Però, non so, è come se fossi in attesa di qualcosa. Sono 30 anni che aspetto. E che cosa aspetta? Una risurrezione di Eva? Oh.
Se lo sapessi lei, forse oggi non sarebbe qui. Lei non è forse una nuova Eva? La numero 6. Sono molto contento di averla incontrata. Scherza? No, no. Lei mi stima per quello che sono, non per quello che immagina che io sia. Questo è un punto a suo merito. Inoltre credo di poterle rendere un grande favore. Questo mi mette di buon umore. E quale favore? Devo pensare che vuole sopprimere anche me. Comincio a credere che lei ne sia degna. Ma è un grande onore, professore. Ti è diventata tutta rossa. Ma non si disturbi. È migliore di quello che pensassi. Ah, ma io mi sono commossa, ma vorrei... Sì. Sì, non vorrei che per colpa mia la sua reputazione postuma venisse infangata. No, come potrebbe essere infangata da una buona azione? In relacatos poco prima di morire pensavo ancora a fare del bene. Sarò un esempio per l'umanità. Ma l'umanità, professore, non capirà. Giusto, giusto, ma io per lei ho una stima così alta che potrei compiere un atto disinteressato. Io penso che mi sopravvaluti, professore. No, no, io provo delle emozioni che non provavo da anni. Apra gli occhi, professor Lakatos, io non sono Eva Ige. No, 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 però non le è strana. Eva era bella, io non sono che per lei una scimmietta presuntuosa, si ricorda, professore? No, no, questo non è del tutto vero, però e poi lei a tratti è molto bella, molto bella, lei a tratti è molto bella. Per esempio... Io non voglio essere assassinata da un filosofo della scienza. Sappia che un grande filosofo non ha bisogno di frugare negli archivi per penetrare nell'animo di un individuo. Povera stupida, lei si crede felice. Apra gli occhi, lei non è felice, lei non vive. Ma che ne sa lei? Ah, se avesse vissuto un solo giorno nutrendosi di quegli ideali che davano una giustificazione razionale alla follia della storia, come il giovane Imre e la giovane Eva, forse lei potrebbe capire. Che cosa ho detto di tanto comico? Scusi, professore, ma questa descrizione di Nagy Barad come un Eden marxista mi fa troppo ridere. Povera imbecille. A chi potrebbe interessare parere di una come lei, del popolo, della mediocrità. Lei mi ha molto deluso. Oh, almeno avrò salva la vita. E per farne cosa? Concludere questa intervista, per esempio. Ah, se lei solo riuscisse ad immaginare. Io, nella mia bontà, potrei condurla ad un'apoteosi splendida. Neanche l'incidente mi sarebbe di impedimento se lei solo mi amasse come Eva mi amava. Se lei fosse consenziente come lei lo era. Professore, lei e Eva vi amavate. Io questo l'ho capito, ma questo non vuol dire che Eva volesse morire. Se ha scelto il suicidio, è unicamente per amore nei suoi confronti e non per il desiderio di sacrificarsi per la giusta causa. Ma vuole saperlo meglio di me, ma che diavolo, io ero lì! È difficile crederlo. E se glielo raccontassi? A questo punto non lo so. Era qualcosa... qualcosa di impossibile da pensare. Le ricordo che si tratta di omicidio e non di filosofia. Era il 3 agosto 1944. Ottimo inizio. Di lì a poco, nel giro di 2 mesi, Nagy Barad sarebbe stata liberata dall'Armata Rossa. Che tempismo fatale! Ma vuole stare zitta, ma lo vede che le parole non mi vengono! Mi solleva l'idea che dopo 30 anni finalmente questo crimine la torturi. Io gradirei che lei la smettesse di interrompermi in continuazione. Era il 3 agosto 1944. Io spero che ogni essere umano abbia avuto il suo 3 agosto 1944.
Io e Eva abbiamo cominciato la nostra giornata verso le 6 del mattino, dopo appena poche ore di sonno. Eravamo così avidi del tempo notturno, tutto nostro. Passavamo le notti fuori, dormivamo nei boschi. Il nostro era un amore clandestino. Il primo che si svegliava contemplava l'altro e questo bastava a fargli aprire gli occhi. Quel 3 agosto 1944 mi sveglio per primo io. La guardo e aspetto. E quando Eva apre gli occhi, sa che è ora. Abbiamo tutto il tempo di fare quello che una bella mattina di sole invita a fare. Poi prendiamo il treno per raggiungere la grande foresta di Terese. Avesse visto Eva quella mattina. Era la creatura più meravigliosa del mondo. Bianca, liscia, perfetta come una dea. Camminiamo nel sole. Camminiamo a lungo. In silenzio. Gli occhi di Eva scrutano tra le piante della foresta. Indica un quadrato di terra sotto un sarcio, poi cambia idea. E sceglie il tronco accogliente di una quercia secolare, lì. E dopo aver scelto il posto in cui morire, accelera il passo. Quando si ferma io vorrei abbracciarla, ma lei fa un passo indietro. Non vuole essere toccata, il contatto la porterebbe dall'altra parte, oltre il confine che ha faticosamente conquistato. Eva è lontana da tutto, anche dal suo corpo, altrimenti finirebbe magari con l'aggrapparsi alle mie ginocchia, implorandomi di lasciarla andare. Io come il cacciatore di Biancaneve lo avrei fatto. Invece torno a Nagyvarad con una scena precisa da raccontare. Eva che non chiede un abbraccio, che non piange, che si aggiusta i capelli dietro l'orecchio, apre la bocca, deglutisce come se stesse per cominciare un discorso, poi allunga la mano, apre il palmo e aspetta. Io tiro fuori la boccetta dalla tasca, la metto sulla sua mano e lei la beve in un sorso. Poi si siede sull'erba. Servono 15 minuti perché il cianuro faccia effetto. Un po' di più quando lo stomaco è pieno. È mostruoso. È mostruoso. Lei sosteneva di amarla e ha lasciato che ingoiasse cianuro senza proferire parola. È mostruoso. Lei non può capire. Andiamo all'epilogo. Quale epilogo? Non faccia l'ingenua, mi dica finalmente lei chi è e quale misterioso legame ha con me. Nessuno. No. Parli, lei forse è l'ultima sopravvissuta della famiglia Isaac. Sa bene che quella famiglia si è estinta nei campi di concentramento e per giunta lei gli ha dato una bella mano. Allora sarà, non so, una lontana parente degli Itchins? Ma se lei è l'ultimo discendente. E chi era sua madre, suo nonno e il suo ultimo fidanzato, se lei ne ha mai avuto uno? Ma smette di delirare, professor Lakatos. Io non ho nessun legame né con lei, né col suo paese, né col suo passato. È inammissibile! Io per lei sono un estraneo. Non le credo! Forse un suo lontano avo ha cercato di dimostrare il paradosso di Eulero. Non c'è nessuna somiglianza tra di noi. Anzi, mi sembra interessante il suo bisogno di stabilire una somiglianza. Io sono 30 anni che aspetto di incontrare una persona come lei. Non mi vorrà mica venire a dire di essere qui per caso. Io mi dica, lei chi è? Che dire, professore? Come che dire? Lei stesso l'ha detto. Io
te in piccione. No, lei non si rende conto. Non si rende conto. Signorina, l'assassino non sono io. È lei. Che cosa? Ha capito benissimo. Lei. Lei è l'assassino, lei ha ucciso due persone, lei con la sua invadenza ha ucciso quel ricordo e quel che restava di me. Adesso glielo dico io che è l'assassino, lei ha sacrificato la vita di un ebreo come lei per provare nei fatti un esperimento assassino, lei voleva dimostrare al suo gruppo la sua autorità, voleva testare in maniera scientifica i confini materiali della sua influenza. Ma è la scimmietta presuntuosa, la nostra conoscenza non può fare a meno di formulare ipotesi audaci. All'inizio le idee non sono altro che dei parti della fantasia che lottano l'uno contro l'altro per sopraffarsi. Qualcuno tenta di sopravvivere, qualcosa è necessaria, una verifica dei fatti, senza una razionale verifica dei fatti la nostra conoscenza non è altro che un sabba delle streghe. Professore, si cade delle streghe. Professore, ma com'è possibile che lei che ha studiato nelle migliori università con gli accademici più stimati abbia potuto perdere di vista così la sua umanità? Com'è possibile? Forse perché la sua educazione non è stata poi così meravigliosa. No, perché non ha saputo rendere le semplici virtù di carità, di compassione forti abbastanza da superare una tensione emotiva. Io voglio che lei sappia una cosa. Quando si uccide è un brutto momento da passare. Dio mio, ma lei è un pazzo. Lei non è un filosofo, è un pazzo. Allora glielo racconto io. L'omicidio mistico, professore, lo sa che cosa fa un cadavere dopo il trapasso? Lo sa che cosa fa? Pisce e caga quello che gli resta di tutto. La smetta di pugnarle, la smetta. Sì, accompagnare la gente a suicidarsi, quello non le dà fastidio. Ma sapere che le sue vittime piscino e cachino, quello è insopportabile. Povera Eva, lei non ha mai amato, ecco. Non mi chiami Eva. Perché? Perché sentire il mio nome pronunciato da un criminale è qualcosa di insopportabile. E di che cosa... ha paura, Eva? Io non ho paura di niente. Lei mi disgusta tutto qui. E non mi chiami Eva. Lo sa che quando un uomo sente il bisogno di invocare il nome di una persona dal profondo è perché ama. Sì, io l'amo, Eva. Finisce di dire stupidaggini, no, professor Latatascia. Non sono stupidaggini, è la verità. Io non potrei più vivere senza di lei. Io l'amo, Eva. Che non mi ama. No, lo sa benissimo, perché lei cerca una degna apoteosi alla fine della sua vita. No, se lei sapesse quanto mi è indifferente la vita in questo momento. Questa incompiutezza, professore, la ossessiona. Lei sarebbe capace delle menzogne più immonde pur di dare senso a ciò che ha fatto. Un senso che la sua coscienza non troverà. Scena del crimine, interno 115. La serata è trascorsa in buona compagnia. L'appartamento risulta pulito, il telefono funzionante. Poltrone con imbottitura dura, ma non troppo dura. La vittima è un non fumatore, nessun odore di tabacco, solo una traccia di cioccolata nell'aria.